Sono 147 le persone sanzionate perché senza mascherina o per spostamenti senza giustificato motivo nell'ambito dei controlli anti-Covid disposti dal questore della provincia di Salerno e messi in atto su tutto il territorio salernitano dalle pattuglie interforze. Tra i 2.300 esercizi pubblici commerciali controllati, 11 titolari sono stati sanzionati per mancato rispetto della normativa anti-Covid, di cui 3 con la sanzione accessoria della chiusura. In particolare sono stati sanzionati alcuni bar nel capoluogo e in provincia perché somministravano all'interno bevande, soprattutto alcoliche, o perché continuavano l'attività dopo l'orario consentito. A Battipaglia invece è stato sanzionato con la chiusura un circolo ricreativo. Oltre alle sanzioni al relativo titolare e a tutte le persone sorprese mentre erano irregolarmente all'interno in violazione della normativa anti-Covid. In considerazione del noto andamento dei contagi, sottolinea una nota stampa della Questura di Salerno, è doveroso ricordare a tutti l'obbligatorietà di mantenere un comportamento responsabile in modo da ridurre realmente il rischio di contagiare ed essere contagiati e quindi di indossare sempre i dispositivi di protezione individuale in maniera corretta, cioè coprendo il naso e la bocca, di non effettuare spostamenti non motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero motivi di salute, ed inoltre di evitare di formare assembramenti.